ragazza. Eccellenze salentine, ce ne sono tante da tutelare in questo periodo. Assolutamente, ci tengo a valorizzare la Puglia che guarda al futuro, che guarda al lavoro, alla crescita, allo sviluppo, all'ambiente, ai giovani, non all'assistenza, alle elemosine, all'Emiliano, per intenderci. E qua c'è tanta gente che sa fare bene il suo lavoro. Ha visto il panorama devastato della Xylella venendo qui? Sì, qualcuno ha dormito, anche perché non solo non l'ha sconfitta qui, ma la sta facendo arrivare anche in altre province, penso a Bari. Quindi tema agricoltura e tutela del territorio sarà una nostra priorità e non vedo l'ora che arrivi settembre. Si è parlato di un accordo fra il Movimento 5 Stelle e il PD e che è saltato perché Crimi ha dato la benedizione alla candidata, quindi non ci sarà questo accordo. È un vantaggio questo per il centrodestra? Possono fare quello che vogliono, tanto dopo 15 anni si cambia. Se Emiliano avesse lavorato bene non avrebbe questa paura, non cercherebbe accordi e accordicchi la sera e la mattina, quindi dopo 15 anni si cambia, possono fare quello che vogliono, ma qua la regione si occupa di sanità, di infrastrutture, di ambiente, di agricoltura, di turismo, cosa che Emiliano non è stato in grado di fare. State aprendo un po' di sezioni, la Lega prende piede a livello territoriale, il risultato secondo lei sarà più forte rispetto a quello dei competitori interni tipo i Fittiani? No, noi gli avversari sono fuori, non in squadra, e però in un weekend aprire delle sedi a Matera, Martina Franca, Gallipoli, Fasano, vuol dire che mentre c'è qualcuno che è chiuso nel palazzo, noi ci apriamo. Il fatto di essere qua in tanti un sabato mattina di fine luglio mi dice che siamo sulla strada giusta. Ci dica tre cose per tirare sulle imprese in questo periodo, tre provvedimenti. Due, meno tasse e meno burocrazia. Lunedì pagheranno le tasse 5 milioni di partita IVA ed è una cosa fuori di testa. Burocrazia vuol dire azzerare anche in regione Puglia le troppe complicazioni. Pensiamo alle aziende agricole, quanti moduli devono compilare per accedere ai fondi. Quindi meno tasse e meno burocrazia, ne bastano due, non tre. Benissimo, grazie. Grande capitano! Grazie. 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 Andrò a riposare, ragazzi. Bellissima, è l'idea di Puglia che vogliamo portare anche in regione, fondata sullo sviluppo, sui giovani, sulle aziende locali. Qua non c'è solo Leonardo, ma ci sono anche tante piccole e medie aziende del territorio che hanno un indotto da 50 milioni di euro e può essere anche un'idea di futuro per superare i problemi e le polemiche di Taranto, di Ilva e tutto quello che ci sta intorno. Quindi è un bel modello dove siamo i primi al mondo, quindi mentre qualcuno pensa solo all'assistenza, ai redditi di cittadinanza e ad altro, questa è l'idea di Puglia che come Lega vogliamo portare avanti. In Puglia coalizione di centrodestra perché si deve lanciare un messaggio ai pugliesi? Perché scegliere la coalizione di centrodestra? Per cambiare. Dopo 15 anni di sinistre con un centrodestra diviso, la Lega ha fatto una scelta precisa: unire per rilanciare questa splendida terra che sta soffrendo più di altre. La crisi economica, la crisi sociale, la crisi agricola, la crisi sanitaria. Fatto disastri, prima Vendola e poi Emiliano sulle strutture sanitarie, quindi abbiamo fatto questa scelta di compattezza, di generosità, di umiltà come Lega per riunire quello che era diviso da 15 anni. Senta, sa che ci sono difficoltà per la trattativa in Europa sugli aiuti, forse gli aiuti vengono anche rifinanziati. Se potesse dare un consiglio a Conte in questa fase cruciale della trattativa, gli direbbe? Consigli gli stiamo dando da 4 mesi inascoltati, di copiare quello che stanno facendo gli altri paesi europei. Tutti gli altri paesi europei, dalla grande Germania alla piccola Grecia, stanno usando loro risorse per i loro cittadini. Siamo gli unici in Europa che stanno aspettando questi mille miliardi che tanto non arriveranno, facendo soffrire famiglie e imprese. Quindi il suggerimento a Conte è come quando hai un compagno più bravo in classe, copia dei francesi, copia degli spagnoli, copia dai polacchi, copia perfino dai greci, ma fai qualcosa. E sul MES come andrà a finire? Non lo usa nessuno e se non lo usa nessuno vuol dire che è una fregatura. Spero che non ci sia qualcuno in casa PD che vuole ingabbiare gli italiani in quello che è un tunnel senza uscita. Può tracciare un bilancio di questa sua visita tarantina di ieri e oggi? Bellissimo ieri, sotto l'acqua, un venerdì sera con gli ombrelli aperti, tanta gente per inaugurare la sede di Martina Franca. Oggi inauguriamo una sede a Gallipoli, domani nel Brindisino. Ieri siamo stati anche a Matera. C'è una Puglia che ha voglia di correre,
Io vedo che Emiliano si sta occupando di politica politicante, 15.000 liste, implorazioni ai 5 Stelle. Qua vogliamo parlare di sanità, di ferrovie, di acqua, di acquedotto pugliese, di agricoltura, di xylella e di soluzioni. Questo governo dura, c'è un punto di implosione vicino. Prima vanno a casa meglio è. Ogni giorno prego il buon Dio che dia agli italiani la possibilità di risorgere. Grazie. Grazie. 24 ore va tutto in consegna. 24 ore? 48, 24, cioè 24 va via tutto, quindi non rimane nulla di fermo. È ovvio che oggi l'esigenza cambia. Sì, io la signora sta anche in consiglio. Prego, certo. Alla fine. Danno i disegni.